presidio del cristiano. Peppino Ceci mi ha fatti alcuni di quelle croci di cuoio, che poi devo regalare, non so come farà, a chi riguardare, non lo so, ma quella croce la dobbiamo portare non soltanto ecco sul petto, ma come ho sempre detto io, nel cuore. La croce deve essere la bandiera del cristiano. E allora io non voglio far perdere molto tempo, padre Tommaso, perché ci è considerato che il tempo passa velocemente, e fino alle 12 lui ci darà la conversazione, poi dopo Tommaso, vedi un po' come vorrà, se li vogliamo lasciare liberi a riflettere così nel silenzio una mezz'oretta, perché alle 12 e mezzo poi diciamo, celebriamo la messa. E se invece vuoi fare tu delle conversazioni, come vuoi? No, mi voglio preparato dei fogli per due gruppi che si dovrebbero ritrovare in due posti diversi. Qui possiamo stare e giù non si può decidere. Se no, intanto andiamo avanti, voi sapete. Sì. Il discorso che faremo insieme è proprio, come diceva padre Eugenio, sulla croce, ma dobbiamo arrivare alla croce, in cammino verso la croce, sulla via della croce. E noi non è che possiamo essere tanto originali da fare un percorso nostro, noi dobbiamo metterci dietro a Gesù, il quale ha fatto un percorso che l'ha portato verso la croce. E dalla croce poi ha guardato tutti dall'alto. E dalla croce poi viene pure la risurrezione. La croce è il punto centrale di arrivo e di partenza, come diremo. E io voglio iniziare così con un aneddoto che è stato raccontato guardanti la croce. Beh, tutti dobbiamo portare la croce. Peppino ne ha fatte tante croci di legno, l'ha donate a tante persone, a tante personalità, anche ai vescovi e ai cardinali. Al Papa ancora non è arrivato. C'ha speranza di arrivare. E allora questo aneddoto dice questo. Che il Signore ha detto di portare la croce, tutti quanti dobbiamo portare la croce. E allora ha invitato tutti quanti ad andare a prenderla la croce. E c'era un magazzino, un deposito, un hangar, con tante croci. C'erano quelle piccoline, quelle più grandi, no? E naturalmente tutti quanti andavano a prendere quelle piccoline. Quelle grandi non le voleva nessuno, ma più di qualcuno ha preso quella grande e se l'è portata. E hanno iniziato un cammino. Sono arrivati a un certo momento che c'era una frattura nella strada, una frattura di qualche metro. E allora quello che vedeva la croce lunga, grande, l'ha messa come ponte, ha attraversato, ha preso la croce e l'ha portata oltre. Tutti quelli che avevano preso le croci piccole sono arrivati lì e si sono bloccati, non sono potuti andare avanti. Perciò questo per dire che ognuno di noi deve prendersi la croce che il Padre Eterno ci mette addosso, ma, e non scegliere, perché non possiamo scegliere. Vabbè, questo come introduzione. Quindi sulla via della croce, è chiaro che ci sono tante croci, ma se noi vogliamo qualificare, identificare le croci, dobbiamo dire la croce dove è stato affisso Gesù, che diventa la croce di Cristo, il simbolo di ogni cristiano. E
Gesù aveva in mente, questo obiettivo, fare tante cose, fare anche segni e miracoli, avvicinare la gente, rimproverare alcune categorie, ma l'obiettivo che avevo in mente era arrivare alla croce. E quando qualcuno lo voleva distoglierlo, distrarlo, beh, Gesù ha usato le parole dure, perché chi lo seguiva pensava che stava seguendo un tipo come Berlusconi, che poi gli dava i posti, che poi gli dava i compiti, no? Poi dava i soldi. E invece Gesù faceva capire che lui deve essere preso prigioniero, per essere giudicato, condannato, messo a morte. E questi che lo seguivano non volevano accettare questa pietra in particolare. Non sia mai, Signore, così. Non ti avvenga mai questo. E Gesù, per togliere ogni difficoltà verso questo cammino, ha usato parole forti, ha detto: vade retro Satana, che in termini popolari sapete come si può tradurre? Vai dietro, vai dietro, va, vai a fare qualche cosa dietro, sì. Quindi veramente Gesù era concentrato nel fare per intero il cammino della croce. E allora io parto, prima di concentrarci sulla croce, parto da un punto quando Gesù ormai sta avviato e aveva fatto già parecchie cose, aveva fatto Gesù. E dal Vangelo della Trasfigurazione. Quando abbiamo letto il Vangelo della Trasfigurazione, vi ricordate? In una domenica di Quaresima, quando precisamente? La seconda. Ricordatevi che nella seconda domenica di Quaresima, in tutti i cicli liturgici a B, C, c'è sempre la Trasfigurazione. L'anno A secondo Matteo, l'anno B secondo Marco, l'anno C secondo Luca, perché sono questi tre evangelisti, i cosiddetti sinottici, che riferiscono della trasfigurazione. E allora parto proprio da questo momento, perché è un momento decisivo, quando Gesù, dopo aver fatto tante cose, le farà anche, ormai è incamminato decisamente verso la croce di Gerusalemme. Allora, vediamo di trovare il Vangelo della Trasfigurazione e Matteo 17:1-9. Non so se qualcuno di voi tiene la Bibbia, il Vangelo, io volevo dirvi di portarsi qualche, perché se c'è tempo faccio anche un po' di riferimento. A proposito, vediamo il tempo pure di non uscire fuori. Allora, Matteo 17, descrive la trasfigurazione di Gesù. San Matteo inizia in questa maniera: sei giorni dopo. Ma vi dice niente questo, sei giorni dopo? Era necessario dire sei giorni dopo? Se l'ha messo, significa che c'era un motivo, è un motivo anche importante. Perché non è solo Matteo che dice questo, Purtroppo con la vecchiaia si ha bisogno
almeno di un paio di occhiali. Dunque, è importante, sembra così una parola fuori posto, invece è importante, 6 giorni dopo. E sono andato a vedere anche cosa dice Marco quando descrive la trasfigurazione di Gesù. E Marco dice dopo 6 giorni. Poi sono andato a vedere Luca cosa dice quando arriva al momento della trasfigurazione. E Luca dice circa 8 giorni dopo questi discorsi. E allora ho creduto, come tutti i commentatori, che quei 6 giorni dopo questi discorsi era veramente una sintesi di un operato, di un'azione, di un parlare, di un annuncio di Gesù molto importante riguardo alla croce. Perché quali sono questi discorsi? Ecco, Gesù poco prima aveva fatto la moltiplicazione dei pani, aveva spiegato che al banchetto futuro, al banchetto che lui avrebbe inaugurato, erano tutti invitati e tutti avrebbero avuto un presente. Poi i sadducei e i farisei, sempre poco prima della trasfigurazione, dicono: tu stai parlando, ti stai presentando come un personaggio importante, mostraci dei segni. E Gesù dice: non vi mostrerò nessun segno se non quello di Giona. Sapete qual è il segno di Giona? Che per 3 giorni è stato nel ventre di una balena e poi è stato messo sulla terra, e che anticipa quello che avverrà a Gesù, che per 3 giorni è stato nel foretto della terra e poi per forza propria è esploso nella vita della vita. Ancora, siamo a versetti prima, 16, capitolo 16, 13, 20. Qui c'è la professione di Pietro, perché Gesù domanda a tutti: ma voi, no? Dice, che dice la gente di me? Profeta, Elia, questo e quest'altro. E voi gli dite, e questa domanda deve rimanere nel vostro cuore: voi chi dite che sia Gesù? Voi chi dite che io sia? E come al solito Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. E poi ordina ai discepoli che l'avevano riconosciuto in quella espressione di Pietro che Gesù era il Messia, era il Cristo, era colui che si aspettava e che avrebbe riconciliato l'umanità a Dio. E Gesù dice: non lo dite a nessuno. E poi subito dopo, Matteo 16, 21, 23, c'è il primo annunzio della passione. Vedete che di annunzio della passione ce ne sono diversi, ma comunque il primo annunzio della passione, che è a 16, 21, 23. Da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme, soffrire molto da parte degli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Quindi ai discepoli già annuncia. Poi c'è Pietro che non vuole accettare e Gesù dice: passa dietro. E subito dopo Gesù fa capire seriamente ai discepoli che lo vogliono seguire come si devono comportare. È quello che dice ai discepoli, l'ha detto sempre a tutti e lo dice questa mattina a noi. Sono le condizioni per seguire Gesù. Allora Gesù disse ai suoi discepoli:
Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Non parlava di croci materiali, di legno, ma delle difficoltà, degli imprevisti, delle sofferenze che immancabilmente caratterizzano la vita di ogni persona. È inutile illudersi, forse quando si è ragazzi, si è giovani, ci si illude che la vita sarà sempre così, piena di salute, senza grossi problemi. E ogni persona, ogni famiglia ha memoria di tante, tante sofferenze, tante difficoltà. Bene, queste sono le croci che dobbiamo portare. E dobbiamo portare stando dietro a Cristo, perché Cristo è stato colui che ci ha preceduti e ci ha dato l'esempio. E se noi siamo cristiani, dobbiamo stare dietro a Gesù. Perché dice chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Quale vantaggio infatti avrà l'uomo, o che cosa l'uomo potrà dare in cambio alla propria, poiché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo. Quindi, quando agli apostoli che avevano altre aspettative davanti a un personaggio serio, importante, che stava rivoluzionando la società, e ascoltano questo, quanto Gesù gli dice per sé, cosa deve capitare a lui e cosa capiterà a chi lo vuole seguire, gli apostoli hanno uno scoramento generale. Gli apostoli vanno in depressione, sono delusi, vogliono quasi abbandonare Gesù. Ed ecco che Gesù, dopo sei giorni dopo circa 8 giorni, prende 3 discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, sale sul monte e si trasfigura davanti a loro e fa vedere l'autentica verità della sua persona, la sua vera identità, che viene mascherata dalla carne umana, dalla persona umana, ma dentro c'era la potenza di Dio. Da dove era venuto e dove era destinato? Nella gloria, nello splendore. Gli apostoli rimangono storditi, ubriachi, non sanno che cosa dire, che cosa fare. Anche gli evangelisti, quando descrivono, non sanno quali termini usare. Era bianco come quando la stoffa viene portata, messa nella lavanderia. Era bianco come la luce del sole. Non sanno come descrivere. E Gesù fa vedere qual è la sua provenienza, qual è il suo destino dopo che ha portato la croce fino in fondo. È il destino di Gesù, è il destino degli apostoli, è il destino di chi si mette dietro la croce di Cristo. Quello è il traguardo nostro, definitivo. E questo rincuora gli apostoli, scendono giù, già se chiesa Pietro non voleva più scendere, stava bene là sopra. Sono, facciamo 3 tende, facciamo 3 capanne, una per te, una per niente, ma è troppo bello rimanere qua e vogliamo rimanere per sempre. E sapete che il monte dove la tradizione ha indicato questa trasfigurazione, il monte Tabor, non so di quanti di voi sono andati a Gerusalemme. È andato qualcuno a Gerusalemme di voi? Peppino il Bello. Peppino il Bello. E lì sul monte c'è una basilica curata dai francescani. Come si entra? Ci sta questa basilica, il vano della chiesa, e a destra e a sinistra ci stanno 2 cappelle.
di Mosè, una era quella di Elia, le tre tende che voleva fare. Ma Gesù li sveglia e dice: ehi, giovinotti, qua è troppo bello, ma dobbiamo scendere giù nella vita concreta, noi dobbiamo scendere e dobbiamo iniziare a continuare questo cammino che ci porterà verso la croce. E allora Gesù, che si trasfigura agli apostoli mentre è in cammino verso la passione e la morte in croce, per far capire che non si fermerà lì il viaggio, ma andrà oltre, ecco la trasfigurazione, andrà oltre per lui e per chi lo seguirà. La Chiesa mette l'episodio della trasfigurazione in questo cammino quaresimale, che è un cammino di penitenza, di riflessione seria, di conversione, no? Dietro a Gesù, alla parola di Gesù, e lo mette sempre alla seconda domenica di quaresima. Brevemente, la quaresima come modello va presa quello dell'anno A, che è l'antica organizzazione della liturgia quaresimale dai primi secoli del cristianesimo. Poi, dopo il concilio, con la riforma liturgica, volendo utilizzare tutta la Sacra Scrittura, tutta la Bibbia, tutto il Vangelo, si è creato l'anno B, l'anno C, e quindi hanno utilizzato il Vangelo di Marco e di Luca. Ma anticamente era il Vangelo di Matteo che veniva utilizzato. Con questa scadenza, la prima domenica, che prima, non so se voi ricordate, si chiamava la prima o la seconda domenica di Quaresima, ricordate come si chiamava? Sexagesima e quinquagesima. Noi ce li ricordiamo perché ci siamo trovati proprio al cambio. Noi siamo arrivati, la classe nostra, a Lecce, nello studentato, nel 1961. 61-62 c'era il concilio e le prime cose che attuarono furono proprio quelle della liturgia, quindi cominciarono a cambiare. Ma prima, la prima domenica di quaresima, la seconda domenica era sessagesima, quinquagesima, poi quaresima, c'era prima, seconda e terza domenica di quaresima, poi c'erano le palme, la passione, eccetera. E allora l'impostazione era questa: alla prima domenica c'erano le tentazioni di Gesù, sempre, e si ripetono anche negli anni B, nell'anno C, la tentazione di Gesù, cioè questo renderci conto che siamo peccatori, che abbiamo mancato, dobbiamo essere consapevoli che abbiamo bisogno di una conversione e di un cammino serio dietro alla croce di Gesù. E una volta che siamo in questa convinzione, ecco che la domenica successiva è la trasfigurazione, per rincuorare gli apostoli nel cammino verso Gerusalemme. La Chiesa mette la trasfigurazione per rincuorare i cristiani nel cammino verso la Pasqua. E poi dopo, subito dopo, c'era una catechesi, un cammino battesimale, perché una volta coloro che volevano essere cristiani, detti catecumeni, venivano battezzati unicamente la notte di Pasqua, ed è rimasto parecchio di quel rito, la notte di Pasqua. Ricordate che c'è il cielo pasquale, l'acqua che si benedice, la rinnovazione delle promesse battesimali, della fede, del credo, no? Tutte cose che si fanno nel battesimo, quando partecipate a un battesimo dei bambini o degli adulti, va bene? Ma ci sono tutti quelli lì. La notte di Pasqua veniva il battesimo. E allora dalla terza, quarta e quinta domenica c'era un cammino battesimale. Nella terza domenica
e c'è il Vangelo della Samaritana, Gesù che è la sorgente di acqua viva, e nell'acqua viva noi ci immergiamo per risorgere e avere il dono della fede. La quarta domenica c'è il Vangelo del cieco nato, Gesù che si presenta come luce del mondo, una luce che ci fa aprire gli occhi e vedere il vero volto di Dio e ricevere la fede nel Signore. La quinta domenica, quella di oggi, c'è la risurrezione di Lazzaro, Gesù che è la vita vera, la vita che non muore, la vita che continua, la vita che va verso l'eternità. Ed ecco che i catecumeni venivano preparati con queste domeniche, e poi ogni domenica facevano gli scrutini, gli esami di quello che avevano appreso, e dopo, se era positiva l'esame, il giudizio, allora veniva consegnato il Padre Nostro, il Credo, ecco, tutte queste cose che fanno parte della vita di un cristiano. E così si preparavano e andavano avanti. E c'è stato detto il primo annuncio, quindi seguiamo Gesù che cammina. C'è stato il primo annuncio, poi Gesù, dopo aver fatto un po' di altro cammino e altre cose, c'è un secondo annuncio che si trova, ma ve lo dico, sempre Matteo 17, 22, 23. C'è il secondo annuncio della croce, della morte in croce. E dopo un po', al capitolo 20, 17, 19, c'è un terzo annuncio. Matteo, Gesù, fa tre annunci della sua passione. Dobbiamo andare a Gerusalemme, devo essere giudicato, preso prigioniero, devo soffrire, devo essere messo a morte e poi risorgere. Finalmente entra in maniera, come dire, gloriosa a Gerusalemme, un asino, ma accolto come il vero Messia, e poi comincia la passione vera e propria, e noi saremo impegnati a seguire la passione. Anche questo vi posso suggerire: la passione viene descritta da tutti e quattro gli evangelisti. E credo che, secondo gli studi e gli studiosi della Sacra Scrittura, che la passione è il nucleo primitivo e principale della redazione dei Vangeli. Prima, quello che gli apostoli avevano in mente, ricordavano benissimo e comunicavano ai cristiani che volevano essere battezzati, era la passione. Tutto il resto si è aggiunto un po' dopo, perché agli apostoli veniva poi chiesto: ma Gesù, e come che è nato questo Gesù? Da grande? No, è nato bambino. E allora gli evangelisti sono andati a cercare chi sapeva qualcosa, e chi poteva sapere qualcosa era proprio la Madonna. Quindi Luca è quello che descrive un po' l'infanzia. E poi Gesù, in questa circostanza, come si è comportato? E gli apostoli ricordavano degli episodi, dei miracoli, degli insegnamenti di Gesù. Ma il nucleo primitivo era la passione. Per Matteo, capitolo 26, versetto 14, capitolo 27, versetto 66. Per Marco, capitolo 14, versetto 1, capitolo 15, versetto 47. Per Luca, capitolo 22, versetto 14, capitolo 23, versetto 56. Per Giovanni, capitolo 18, versetto 1, capitolo 19, versetto 42. E
La crocifissione anche è descritta da tutti e quattro i Vangeli, che si trova all'interno di questa descrizione della passione. E precisamente Matteo 27, 33, 50, Marco 15, 22, 37, Luca 23, 33, 46, Giovanni 19, 18, 30. Sapete come vengono utilizzate queste passioni nella liturgia, no? Questo è l'anno A, quindi il Vangelo di Matteo. Allora, alle palme, la Domenica delle Palme, quando si legge la passione si legge la Domenica delle Palme e il Venerdì Santo. La Domenica delle Palme, l'anno A viene letta la passione di Matteo. L'anno B delle Palme viene letta la passione secondo Marco. L'anno C viene letta la passione secondo Luca. Il Venerdì Santo, sempre quella di Giovanni. Questo è anche importante conoscere e sapere così. Allora, dicevo che al capitolo 21 Matteo già mette l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Bene, allora dopo questo seguire Gesù, fermiamoci un po' di più sulla croce. E parto con una similitudine, proprio in riferimento alla Sacrosantum Concilium, quella costituzione sulla liturgia, la prima che fu approvata e subito nel concilio e subito attuata. Nel Sacrosantum Concilium, nella costituzione sulla liturgia, nel sottolineare l'importanza dell'azione liturgica, eucaristica o sacrificio di Cristo, la messa, la Costituzione usa queste espressioni. La liturgia si intende soprattutto l'Eucaristia, ma anche i sacramenti, tante altre forme di preghiera, ma soprattutto dice è il culmine, la vetta verso cui tende l'azione della Chiesa di ogni cristiano e insieme la fonte, la sorgente, da dove, ecco, esce e da dove si può ammirare un panorama immenso e spazioso. Quindi culmine e sorgente e fonte. Quindi dall'iniziare l'apporto con Dio mediante la fede, il battesimo e tutta la vita sacramentale ed esistenziale dei cristiani, della comunità, tutto ciò che avviene, tutto ciò che noi facciamo, sia come comunità cristiana, quindi come forma organizzata in chiesa, anche in famiglia, da soli, preghiere, devozioni popolari, feste della Madonna, di Gesù, dei Santi, eccetera, tutto, dice, deve orientarsi, convergere, concludersi con l'Eucaristia, con la confessione, con la comunione, con la partecipazione alla Messa. Se non c'è questo, non è devozione cristiana, ma può essere devozione di altre origini. Quindi, questo come similitudine, io prendo questo e lo applico anche alla croce. Culmen, cima, vetta, sorgente, fonte, luogo di conquista, di approdo, da dove si può contemplare il mondo intero. La croce, su cui è stato inchiodato il Cristo, conficcato sul Monte Calvario, è il luogo storico, reale, concreto, ma soprattutto il luogo teologico verso il quale il Signore ama orientare la sua opera redentiva. Come ha detto Gesù, aveva questo chiodo fisso, arrivare alla croce, e nessuno lo poteva distrarre. E quando ci sono stati dei tentativi, li ha buttati a mare. Quindi, impegnando il suo figlio unigenito, l'amato prediletto, e dove si è consumato nel sangue il sacrificio di un innocente
per ubbidire al Padre, per amore verso i suoi fratelli, verso i suoi stessi crocifissi. La croce come culmine, come vetta, raggiunta con inaudita sofferenza e umiliazione, che nello stesso tempo diventa il trono regale da dove il Cristo affascina il mondo e regna, la sorgente inesauribile di salvezza, di grazia e di redenzione. Nel Vangelo Gesù si presenta come il buon pastore. Beh, quando arriva sulla croce, per gli studiosi della Bibbia usano il termine non il buon pastore, ma il pastore bello, affascinante. Quando sarò innalzato, richiamerò tutti a me. Tutti stanno, devono stare lì a guardare. Questa è la visione che dà San Giovanni nel Cristo. Sicché la croce allora diventa il trono, diventa il luogo già della glorificazione. Ecco perché nei primi secoli, quando veniva rappresentato Gesù in croce, non era mai rappresentato con un atteggiamento di grande sofferenza. Addirittura lo presentava, pensate al crocifisso di San Damiano, che avete, no? A Martina sta appeso, guardatelo, con gli occhi aperti sta guardando, e non ha troppe ferite sul corpo, ma è sulla croce, perché di là Gesù raggiunge la gloria, e già di là si intravedono i raggi, l'aurora di un mondo diverso, di un mondo nuovo. Quindi allora la croce come culmine, anche se la croce rimane sempre un mistero incomprensibile di dolore, perché il Dio doveva servirsi proprio della croce e mettere in croce il suo figlio, il suo amato, gli voleva tanto bene. È un mistero incomprensibile. Dio ha deciso così. Difatti, Gesù è il Verbo di Dio, la parola per eccellenza. E San Paolo dice: mentre i giudei chiedono i miracoli e i greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso. Scandalo per i giudei. I giudei dicono: non può un Messia soffrire ed essere messo in croce. Sofia, il Messia, è un personaggio glorioso che avrebbe raccolto le forze degli ebrei, avrebbe conquistato il mondo. Questa era l'idea degli ebrei. Quindi questo non può essere uno scandalo, la croce è uno scandalo. I pagani poi follia. E invece San Paolo dice: noi predichiamo Cristo crocifisso. Gesù è il Verbo di Dio, la parola per eccellenza, che ha parlato tanto e ha rivelato il mistero di Dio nella passione. Tace. Non rispondi nulla, dice Pilato, e Caifa, non parli? Non sai che io ti posso salvare? E Gesù tace. Aveva detto: io sono la verità. E assiste al trionfo della menzogna. Ha detto: io sono la luce del mondo, ed è travolto dalle tenebre. Io sono il buon pastore, o il pastore bello, ma le pecore sono simbolo di ignominia, diventerà ben presto simbolo di gloria, di vita e di risurrezione. Secondo un'interessante considerazione di Don Angelo Conca, che è un lungo articolo che Barangelo mi aveva fotocopiato e dato sulla via della croce, davanti a una croce spoglia si può pensare ciò che si vuole. Se c'è una croce può essere un simbolo qualsiasi, se però sopra vi è inchiodato un condannato
essa prende il suo volto, il volto del condannato, e non può essere più considerata una croce qualsiasi, diventa la croce dell'uomo che vi è sopra, alla croce con Cristo affisso, su quel legno. Noi siamo obbligati a dare una identità ben precisa, è la croce di Cristo, crocifisso, e la croce rappresenta l'obbedienza alla volontà del Padre. Cristo, dice San Paolo ai Filippesi, si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Quindi allora Gesù non è stato vittima di una congiura, ma è stato, ha voluto lui accettare, e l'ha fatto per amore, per obbedienza al Padre e per amore verso tutti gli uomini che voleva vedere. Allora noi dobbiamo concentrarci sulla croce di Cristo, e quando fu trovata la croce di Gesù, sapete che chi l'ha trovata la croce di Gesù? Sant'Elena, la madre di Costantino nel 300, e quando la trovarono fecero festa, e quindi anche la Chiesa poi mise la festa liturgica, l'invenzione della croce, l'esaltazione della croce, le reliquie che vanno a ruba e non sempre si possono avere della croce, perché quando andate a Gerusalemme, quando andate, io vi auguro di andare, io vi esorto di andare una volta. Peppino ha fatto delle fotografie che io ho fatto su un filmino di tutta la visita che ha fatto a Gerusalemme, al Calvario. Allora, il Calvario era una collina dove non solo Gesù, ma tanti condannati venivano crocifissi, no? Poi le croci, le erano sempre nuove le croci quando si condannava una persona, le croci le prendevano e le buttavano in una cisterna che era nelle vicinanze. E quindi facevano le altre croci, ma anche la croce di Gesù fu buttata là. Il corpo, vi ricordate, fu richiesto da Giuseppe d'Arimatea e glielo concessero, e lo porse in un lenzuolo e lo portò nel sepolcro nuovo, non usato da nessuno, eccetera, no? E Elena, che era una santa, Costantino non credo che era un santo, l'imperatore Costantino, ma la mamma sì, andava alla ricerca di della croce di Gesù, e riuscì a trovare questa cisterna nei pressi del Calvario. Quando l'hanno aperta hanno visto che c'erano tante croci che avevano buttato. Dice, come hanno riconosciuto quella di Gesù? La tradizione vuole che la croce di Gesù ha operato parecchi segni, parecchi miracoli. Quando l'hanno presa e l'avvicinavano, la portavano, eccetera, e quindi si sono convinti che era la croce di Gesù. Quindi quando l'hanno trovata poi hanno fatto la festa, e la mamma ha comandato al figlio, che era imperatore, quindi poteva, di costruire la basilica della risurrezione o del Santo Sepolcro, che potesse inglobare il Calvario, il sepolcro e anche questo percorso dove ci sono la cappella di Sant'Elena e la cisterna dove è stata. Nel percorso che si fa con la preghiera, cantando, Peppino, tu l'hai fatto, credo, si arriva anche alla cisterna scendendo le scale dove è stata trovata la croce. E allora, questo come informazioni importanti sulla croce. Cristo non muore da solo, è una bella riflessione questa, non muore da solo anche se alla periferia della città, non muore dentro Gerusalemme. Questo proprio per l'estremo disprezzo che Gesù è stato condannato a morte come un malfattore. Ma Gesù non muore isolato, muore in compagnia dei crocifissi.
condividendo le sorti di tanti emarginati di ogni tempo, perché non solo allora c'erano i crocifissi giusti o non giusti, ma anche oggi ci sono tanti crocifissi, tante persone che vengono in qualche modo crocifissi e ammazzate. E Gesù è presente in tutti i crocifissi di oggi, come di ieri. Poveri, indifesi, uccisi a causa della verità, della giustizia e della fede. Gesù fu crocifisso in quanto questa era la pena capitale inflitta dal potere imperiale romano, pensate, a coloro che non erano cittadini romani, riconosciuti pericolosi per l'ordine pubblico, sovvertitori delle regole sociali, istigatori della ribellione contro il potere costituito. Tutti questi capi di accusa furono dati a Gesù e fu condannato a morte e alla crocifissione. La crocifissione ebbe luogo sull'altura del Golgota, presso Gerusalemme, detta anche Calvario, dove poi è stata costruita, come vi dicevo, la Basilica del Santo Sepolcro o della Risurrezione. E a proposito di coincidenze, guardate un po', sapete, secondo la maggior parte degli studiosi di Sacra Scrittura, quando avvenne la crocifissione di Gesù? Avvenne venerdì 7 aprile del 30 dopo Cristo. Noi oggi l'abbiamo il 7 aprile del 30 dopo Cristo. E non del 33, perché si dice che Gesù visse 33 anni, no? C'è stato uno sbaglio storico. Sì, dopo. C'è stato uno sbaglio storico, il 30 l'ho visto, ma il 7 aprile, voi siete venuti il 6 per meditare sulla croce. Vedete, non l'avete pensato questo, però vedete il Signore come ci guida, no? Ecco, quasi in coincidenza proprio del giorno quando Gesù è stato ucciso. Vi dico anche alcuni particolari, come avveniva la crocifissione. I condannati venivano legati al patibolo. Il patibolo era il lato orizzontale, che venivano legati e da Gerusalemme dovevano poi arrivare al punto della crocifissione. Prima di incamminarli venivano flagellati, Gesù è stato flagellato, e quindi condotti fuori attraverso le strade più frequentate della città per dare una lezione agli altri, a quelli che guardavano. Vuol dire, vedete, state attenti, non fate certe cose, se no come questo capitato. E come umiliazione del condannato. Giunti sul luogo del supplizio, il condannato veniva confitto con dei chiodi al patibolo. Questo era, prima era legato perché doveva portarlo. Poi viene messo a terra e viene confitto con dei chiodi al patibolo. E poi questa asse orizzontale con delle corde veniva tirata e messa sull'asse verticale per formare la croce che già stava conficcata nel terreno. Ero, dice un autore romano, latino, Cicerone, avete sentito parlare di Cicerone, no? Cicerone, parlando di questo supplizio che i romani utilizzavano in varie parti del mondo, lo definibile. Per gli ebrei poi era un segno di scomunica, di maledizione. Chi veniva condannato significava che era proprio un maledetto da Dio. Era un empio, un bestemmiatore. Dice una frase degli ebrei: maledetto chiunque è appeso a lei. Quindi vedete Gesù dove è sceso e ha accettato, non è stato spinto, ha accettato di arrivare a questo punto.
La croce di Cristo ha due grandi significati. Da un lato significa l'odio del mondo contro Gesù. Dall'altro lato significa l'amore di Gesù per il mondo. Ad una violenza totalmente ingiustificata, Gesù ha reagito con una donazione immensa ed eroica. Nella prima lettera di San Pietro si legge: Cristo soffrì per voi lasciandovi un esempio, così da seguire le orme. Egli non commise peccato, né fu trovato inganno nella sua bocca. Insultato non restituiva l'insulto, soffrendo non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Per cui poi si porta l'agnello, l'esempio dell'agnello, no? Che va al macello senza aprire bocca. Ecco, concludo con un riferimento a San Francesco. San Francesco, sapete che erano innamorati di Gesù, ma soprattutto di Gesù povero, maternato e sofferente. E voleva avvertire dentro di sé le sofferenze che Gesù ha sopportato nella crocifissione. E poi è stato premiato perché ha avuto i segni esterni, è diventato una copia perfetta di Gesù. E lui faceva questa preghiera, diceva: o Signore mio Gesù Cristo, due grazie ti prego che tu mi faccia innanzi che io muoia. Prima che io muoia è l'estima della morte, un po' prima prima di morire. Quali erano queste due grazie? La prima, che in vita mia, io senta nell'anima, ma anche nel corpo, quanto è possibile quel dolore che tu, dolce Gesù, sostenesti nell'ora della tua acerbissima passione. Questa è la preghiera che facevo oggi. E poi premiato, diventando l'immagine del crocifisso. La seconda, e diceva: vabbè, questo è perché te l'hanno dato gli altri, il dolore, la sofferenza. Ma io voglio capire lo stato d'animo tuo, com'è che tu hai accettato queste cose. La seconda, che io senta nel cuore mio quanto è possibile quel grandissimo amore del quale tu, figlio di Dio, eri acceso per sostenere volentieri tanta passione per noi peccatori. Quindi voleva sentire nella carne le sofferenze di Cristo, ma voleva anche capire l'amore immenso che Gesù ha avuto nel donarsi fino a quel punto per noi, per riconciliarci, per portarci verso la gloria. E concludo proprio definitivamente con una frase del Papa Francesco, il quale ha preso il nome di Francesco proprio perché si è innamorato della povertà, ma anche dell'amore che Francesco ha avuto verso il Signore. Allora, parlando della risurrezione, e noi siamo orientati verso la risurrezione, domenica le palme e poi la passione, ma anche per Gesù l'obiettivo era quello della croce per la gloria della risurrezione, e per noi tutta la Quaresima è finalizzata anche alla passione, ma soprattutto alla domenica di Pasqua. Dice il Papa al numero 276 della Evangelii Gaudium, questa enciclica che ci ha regalato: la sua risurrezione non è una cosa del passato, contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo, dove sembra che tutto sia morto, perché anche per Gesù sembrava che tutto era finito, nel più colossale fallimento della storia. Così pensavano anche quei discepoli di Emmaus. Dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad apparire i germogli della risurrezione. È una forza senza uguali. È vero che molte volte sembra che Dio non esista,
proprio davanti.